Salve, sono Angelo Andrea Vegliante. Inizia la prima puntata di Ventenni Chiacchieroni. Che cos'è Ventenni Chiacchieroni? Una rubrica dove incontreremo voi, i protagonisti della nostra community. Ci troviamo a Roma, ma non sarò solo. Eccone Ciao. Una Giulia Donatelli. Ciao ventenni, Jacopo Landrini per una vostra intervista video. Ciao Fabri. Che è? Il capello, perché noi ci freghiamo anche i capelli. Immancabile. Allora Fabrizio, sei pronto anche tu? La voglia, dai, è stata un'impresa però ce l'ho fatta. Va bene, andiamo. Allora io ti volevo chiedere intanto dei piccoli dettagli. Il nome lo sappiamo, l'età? 43. Tu che cosa fai nella vita? Allora, io sono diplomato bibliotecario, ancor prima laureato in storia, e adesso ho una consulenza al Ministero dell'Ambiente. Tu lo sai che sei il primo ospite di Ventenni Chiacchieroni? Per me è un onore. Tu da quant'è che segui Ventenni Paperoni? Io sono partito da Ventenni che piangono, seguendo tutte quante le storie della saga di Don Rosa. Io avevo, diciamo, tutto quanto una memoria, per esempio, di tutta quanta la saga del Klondike. Ok. E poi lì l'ho ritrovata completamente. E per me confrontarmi immediatamente con lo stile di Don Rosa e ritrovarmi davanti al dettaglio e all'umanità di quella saga, a me mi ha riconciliato completamente, mi ha fatto ritornare a seguire, diciamo, tutta quanta la saga Disney mai abbandonata. Ok, andiamo. Ci stanno facendo entrare, avete visto? Ventenni Paperoni porta ovunque. Ah, bene, entriamo. Ecco ragazzi, da Ventenni Chiacchieroni a Ventenni Ascendenti Chiacchieroni. Di abbraccioni, però va bene anche quello. Oh, salve a tutti. Dove posso appoggiare l'ombrello? Ecco, su. Sono due secondi che Fabrizio si mette a abita qui, d'avverto. Io comunque vorrei far notare che ci stanno preparando il tè e ci delizieranno anche con dei dolcetti. Ah mio, mi spiace Giù. Che cosa? Mi spiace. Sono costretto no, a fare una cita. Che cos'è? No, ti. No, fa vedere. Che dai, non l'ho visto. No, era mia. L'ho vista prima io, amore. No. Aspetta, sta Breaking Bad qua. Allora vabbè, tieni. Oh, ok. Così siamo contenti tutti e due. Che te sei presa? No, che schifo. Al limone più che altro. Ma non è vero. Limone assolutamente. Intanto grazie per averci accolto a casa tua. Figurati, non è da tutti in questo periodo, no? Fare questo l'accoglienza. Tu leggi Topolino? No, io non leggo Topolino e ho smesso di leggerlo anni fa. Lo leggo quando mi capita di averlo fra le mani. Tra l'altro utilizzo la pagina di Ventenni per recuperare il gap che offre gli ultimi Topolini che compravo, che erano negli anni 90, primi anni 90, e quelli di adesso. Il Topolino di oggi è per bambini solamente? Da quello che leggo, no, assolutamente, anche perché nel Topolino di oggi c'è tutto quanto un mare di citazioni e di riferimenti che un bambino non potrebbe cogliere. Per esempio, io ho notato che ultimamente le citazioni dai Simpson e da icone della cultura pop, letteraria, cinematografica sono continue. Ci ho trovato anche Boris. Ma quello sai perché? Tutta colpa dei Ventenni Paperoni, perché da quando siamo diventati la prima community. Questo è un vanto, allora non è una colpa, diciamo. Ho Lucy Van Pelt, ragazzi. Buon solo e Leia. No, è una bella battagliaccia. Che è difficile. Per sicurezza prendo Lucy. Bravo. Prende, noi siamo venuti a mangiare e a bere, non siamo venuti a fare nient'altro. Tornando un attimo a Topolino, perché appunto tu dicevi che tu sei un archivio umano. Mi ritrovo più facilmente con la memoria sicura delle grandi parodie Disney, per esempio, quello che poi sono rigirate sui classici, e delle vecchie storie. Per esempio, io ho scoperto quest'estate nella Civica di Spoleto, la biblioteca, che c'è tutta quanta una serie di grandi classici che stanno lì. Io mi siedo lì e mi leggo le storie. Tu devi considerare che io gli autori, i nomi degli autori e i disegnatori, ho cominciato a conoscerli con i ventenni. Per me era... Ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché l'altro giorno mi hanno fatto la domanda: ma Martina è ancora vivo? Io gli ho detto di sì e mi hanno detto che non è così. No, io l'avrei saputo che era morto, ma perché ho controllato. Vegliante ha chiesto: ma Guido Martina è sul gruppo Ventenni Paperoni? È vero. Ognuno ha le proprie debolezze. Scusa, se n'è andato. Ti senti più legato al mondo dei paperi o al mondo dei topi? C'è stato un periodo che corrisponde a quello in cui io leggevo le storie, in cui le storie di Topolino erano fondamentalmente delle storie di mistero scritte per bambini piccoli, perfettamente decifrabili già dall'inizio, in cui non c'era un guizzo. L'impressione che ho adesso ripensandoci è che Topolino in qualche maniera riprendeva gli autori classici del mistero, parodiava autori. I paperi parodiavano la vita, la quotidianità. Quando voglio provocare dico che è un perfettino amico però delle guardie, è una battuta. Ma è una battuta ricorrente. Però non sono mai riuscito ad appassionarmi al topo, perché non ci ho mai visto
visto un vero spessore. Topolino ho imparato ad apprezzarlo più avanti, quando ho ripreso a leggere fumetti 4-5 anni fa. Ho iniziato a approfondire anche il personaggio di Topolino. Effettivamente in molte storie viene usato un po' in modo noioso, ecco. Ma infatti questa è la cosa. Le storie di Topolino le leggevo, ma erano sempre di Romano Scarpa. Topolino non l'ho mai apprezzato davvero, perché è un personaggio difficile da gestire. Devi essere veramente bravo e geniale. Topolino ha delle caratteristiche positive che lo portano a non essere, diciamo, necessariamente comico. Paperino, essendo l'uomo medio, tu hai tantissimi sbocchi comici. Paperino ha questo ruolo dello sfigato, ma Paperino ha delle grandissime capacità e che sono per lo più inespresse. Tra l'altro, da questo punto di vista, a me ha fatto molto piacere il reboot di DuckTales, dove secondo me si rende proprio un piccolo omaggio a Paperino, descrivendolo come lo sfigato, vessato, perseguitato per la gran parte della serie, per poi dimostrare come poi nei momenti parlo del finale della prima stagione, nei momenti di crisi diventa l'eroe. Ci sono state nei mesi dichiarazioni di personaggi che hanno attribuito a Topolino un valore grottesco, discriminatorio anche, attribuendolo ad un giornaletto che fa piacere solo ai bambini. Chi ha stabilito, e soprattutto quando è stato stabilito, che i fumetti o comunque sia Topolino siano una cosa da bambini? L'ha detto il politico tot? L'ha detto l'altro politico tot? Nel momento in cui è stato rigirato il famoso adagio "ma dove l'hai letto su Topolino", quel politico è stato insultato perché aveva detto una stupidaggine. Un altro caso, quello che poi Grangor rispose, se non sbaglio. Gagnor. Figurati, io ho Martina che si sta riportando una tomba. Quando quell'altro disse "io non leggo Topolino", la risposta fu "allora ci legga, troverà umanità, solidarietà e tutte quante quelle qualità che al politico in questione mancano". Ma io per questo ho scelto due politici, senza fare nomi, di due aree distanti, proprio per chiarire che luogo comune non fa cultura, il luogo comune non ha mai fatto cultura e non ha nemmeno casa né appartenenza politica, sta a destra come a sinistra. La domanda che dobbiamo farci è possibile considerare di serie B una letteratura che insegna a dei bambini il rispetto, l'inclusione, il valore della gentilezza? Secondo me no. Se non dobbiamo fargli leggere questo, che cosa dobbiamo fargli leggere, ragazzini? Se posso solamente una piccola memoria, un personaggio che io amo tantissimo, minore per carità, è Filo Sganga, perché Filo Sganga ha in sé la volontà di Paperone e la spregiudicatezza di Rockerduck senza i mezzi. Poteva essere il terzo miliardario, non lo è stato perché è un poveraccio. Ok. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Allora, è andata bene, no? Dimmi te, ti è piaciuto? A me è piaciuto. Non ci mette i bloopers miei, però. Sì. Vediamo almeno due o tre bloopers di Giulia, almeno ci devono stare. Voglio. Che commento vorresti dare a chi vorrebbe partecipare ma ancora non se la sente? Regà, fatelo, buttatevi, è divertente. Voglio dire, alla fine si parla di paperi, di topi, di tutte quante le cose di cui parlate sulla pagina, che vi fa piacere perché state sempre lì e commentate. Quindi fatelo, tranquilli, non mordono. Sono buoni. Dai, grazie.